ciao a tutti. Aspetta che mi si sarà il cancello, se no. Buon giorno a tutti. È da un bel po' che non ci sentiamo, ragazzi. Scusate, ma che cazzo mi sto frecciappare? Scusate, ma siamo un ciccio indaffarato. Aspetta che c'è un sole zioppino oggi che mi spacca gli occhi. Scusate, ma non so, oggi è venuto fuori un sole che neanche zio Pino. E allora, per non morire orbata, perché sennò vado addosso a qualche pianta, mi infurco i secondi occhi, anzi i terzi occhi, sono un po' sporchi. Ce la fo prima o dopo. Bene, che ho mandato un messaggio. Ho mandato un messaggio alla mia capogruppo. Devo andare a prendere il pacco a Sandra e non vedo più lo schermo, cazzo, sti occhiali polarizzati. E gli ho detto alle 3, tra un'oretta dovrei essere lì per prendere il pacco, ma sicuramente anche meno, gli ho detto. Certo, è già passata un'ora e devo ancora per la partita, quindi arrivo là tra un altro quarto d'ora almeno. Apostolo. Ma non so, ultimamente vedo una svalangata di Porsche, tipo è la terza in 3 giorni, tutte diverse, cioè non è che becco sempre la stessa. Una volta una nera con le strisce arancioni, una volta una grigia di quelle classiche, diciamo, e adesso un'altra bianca. Non vi so dire modello perché non me ne intendo, so solo che è una Porsche. C'è un ventaccio qua oggi, gente che porca puzzola. Non so veramente che. Perché ho fatto questo giro? Adesso va a giro dell'oca per andare. Vabbè. C'è veramente un ventaccio che. Cioè, non è forte, ma c'è tanto vento. Porca vacca. E niente, un'altra Porsche! Ah no, è quella con le strisce arancioni. Ma non so, tutti pieni di soldi in questo periodo. O stanno uscendo tutti adesso quelli coi soldi, se non sono stati chiusi in casa. Non so. Va che vento, zio Pino, c'è l'ombrellone che volano. Va bene, io basta, sì, come stavo anticipando, cioè come vi ho già anticipato, sto andando a Sandra a prendermi il pacco della Just. Mi sono tagliata le unghie, un paio di unghie prima che erano decisamente troppo lunghe, ma le ho tagliate decisamente del merda perché sono tutte sbeccate, quindi vabbè, era molto peggio di prima, vabbè. E niente, io non so che giro Lisa stai facendo. Non so solo io che giro sto facendo, raga, non mi capisco. Ah, possiamo aspettare un pochino. Non capisco veramente, ho l'abitudine di andare la mattina a prendere il pane, no? Il pane, le brioche in panificio. E stavo rifacendo la strada, ma non devo andare in panificio. Va bene. Com'è da voi la situazione così adesso, in questo periodo? Ah no, pensavo di essere contro mano. Va bene. Niente, qui boh, la gente, a parte oggi che c'era mercato, che non c'era un bordello in giro, ma anche fuori dal mio paese, non so, oggi si vede che è perché è uscito il sole. Gli altri giorni, la Porsche di prima bianca, gli altri giorni veramente non c'era un cane per strada. Cane sì, il mio, ma veramente c'era pochissima gente. C'è una cliente abituale che viene sempre quasi tutte le mattine pomeriggio per il caffè,
che ogni tanto gli chiedo a lei siccome gli piace poi fare passeggiate, dico ma c'è gente in giro. Ma lei, anzianotta, ma ci sono solo quattro pensionati che passeggiano in giro, non c'è tanta gente. Ok. Ehi, tu con la moto? Cioè, veramente. Siamo partiti! No, ma che giro. Marisa sei scema. Marisa sei scema. Come. Non so che accento ho appena usato. Cioè. Sto veramente facendo un giro che non capisco. Vabbè. Allora, sono andata. Allora, il fornaio che, ok, è di strada, diciamo, per andare dove devo andare adesso, metti che vabbè, è l'inizio della strada che comunque dovevo fare, però di solito faccio un'altra strada per evitare tutti i semafori, no? E invece ho fatto quella per andare dal panificio. Dopo ho detto, beh, vabbè, sono ancora in tempo per andare nell'altra strada, mi giro nell'altra strada e senza pensarci, all'incrocio. Cioè sono uscita da quella strada piena di semafori. Al prossimo incrocio, diciamo, ho girato e sono tornata sulla strada di prima. Mamma, perché? Vabbè. Ho fatto boh. Vabbè. Non ho parole, ragazzi. Questa situazione sta dando la testa a tutti. C'è un bel cielo, oggi c'è un sole veramente che spacca la pietra. Stidio! Singhia del cavolo! Che belle nuvole, vi piacciono le nuvole? A me piace un sacco quando sono tipo tutte paffutelle, tutte che sembra che le puoi schiacciare. Vabbè, fa lo stesso, non è comunque. Abbiamo preso un nuovo cane. Ce l'abbiamo da una settimana e mezza circa. È un terremoto, cioè non ha niente a che vedere col primo cane che abbiamo avuto, ma proprio niente. Allora è ovvio che quando vai a cercarti, quando perdi, diciamo, un animale e poi te ne vai a prendere un altro, devi già mettere in considerazione che quello che vai a cercare, che vai a prendere, non potrà mai essere come il primo, cioè non puoi andare a. Come quello prima, voglio dire, non puoi andare là e confrontare, eh sì, ma quello non è come quello che avevo, ma lui non è come lui, cioè lui non è, avete capito, no? Cioè non posso andare in canile, parlo per me per esempio, così più facile, non posso andare in canile e dire, eh sì, ma lui non assomiglia a Pablo, ma lui non è buono come Pablo, ma lui non è grande come Pablo, ma lui non so, ma Pablo era più così, più cosà. Non si può, ragazzi, perché non si può, non esiste un cane uguale a un altro, ognuno ha la sua personalità come noi. Però ecco, Sasha, allora noi abbiamo detto, ok, cancelliamo dalla mente per un attimo Pablo, non dobbiamo cercare un cane, cioè non dobbiamo ricercare Pablo, perché non esisterà mai più, insomma, un cane come lui. Ok, siamo andati all'EMPA con una mente più o meno, diciamo, sgombra. Quella dell'EMPA ci ha riconosciuto subito, ci fa, ma cosa è successo? Vabbè, gli abbiamo raccontato e lei ci fa, ma lo sapete, vero, quando gli abbiamo detto che volevamo prendere un altro, cioè adesso fa, in questo momento scordatevi di trovare un cane tranquillo come è stato Pablo, non ne ho proprio tranquilli come Pablo. Ah, ok, va bene, insomma, normale che non siano, non ci sia un cane. Detto ciò, facciamo il solito questionario, quello che ti fanno fare all'inizio quando devi adottare un cane, se siete una roba che penzola e il cosino, quelle cose che si appendono sempre, no? In mezzo alle macchine, così, sui specchietti. Dopo, allora ci consiglia qualche cane, tra quattro, due o tre cani ci ha consigliato. Ce n'era uno che era abbastanza anonimo, classico cane. Classico, cioè,
color nocciolina, color nocciola chiaro, quella qua, la parte qua sotto bianca. Anonimo, cioè non era brutto perché non ci sono cani brutti, però era anonimo, noi cercavamo qualcosa di, cioè ognuno cerca il suo cane, deve sentirselo, no? È il mio. E vabbè, quello che ci ha fatto vedere dopo, bellissimo, era tutto nero, un po' grossetto, taglia media, nero con la parte sotto nocciola, un po' più scuro, tendente al rossiccio se vogliamo, ma più su nocciola, e si chiamava Tequila, bellissimo, mi piace un sacco anche il nome, perché anche mia zia ha avuto un cane, non so se era un pastore tedesco o uno di quelli, di nome Tequila, mi piace un sacco, già solo il nome. Problema, lui ha una fifa morta, ma una fifa degli esseri umani, cioè lui non li può, ha paura. Infatti per poter prendere lui era necessario tanta pazienza, perché deve imparare prima a conoscerti, ma a conoscerti bene, capire che non vuoi fargli niente, prima di tutto entrando nel suo box, in modo che lui si sente più a casa sua, tranquillamente, tra virgolette, più a suo agio, quindi si sente più sicuro. Poi pian piano facendo uscire dal box, eccetera. Ci voleva tanta pazienza, probabilmente a questo periodo saremo ancora lì che ci andiamo dietro con lui ancora là all'empa, perché per cani così ci vuole tanta pazienza, tanto tempo. Ma a me piaceva anche, per me non era neanche un problema, perché a me, guarda, era, è subito piaciuto quel cane. Il problema è che poi, ok, si affeziona a te, ma quando lo porti fuori dall'empa, qualsiasi persona vede, ha paura. E non puoi portarlo da nessuna parte, perché appena vede qualcuno non si muove più. Cioè, per dirvi, per farcelo vedere bene, perché all'inizio nel box continuava ad abbaiare, ovviamente però per paura, non per rabbia. Appena l'hanno portato fuori per farcelo vedere meglio, noi eravamo seduti su una panchina, io e mio fratello parlo, saremmo stati a una decina di metri da lui, lo portano fuori dai box, un pezzo di legno, con i volontari finché era dentro scodinzolava, saltava, era bellissimo. Me lo portano fuori, ce lo portano fuori, coda tra le gambe, orecchie basse, sguardo di, non so, un cane che ha paura, che gli dai sul muso appena lo vedi, cioè proprio era completamente diverso. Non voleva camminare, non faceva un passo, stava dietro in mezzo alle gambe dei volontari, cioè non ne voleva sapere, bisognava tirarlo per fargli fare un passo, ma tirarlo alla grande. E allora mi ha detto, sì, è carino, se ha così tanti problemi, cavolo, cioè tanti, ne ha uno, ma è uno fatto bene. E il terzo cane che ci hanno consigliato, bellissima anche lei, femmina, nome Sasha, incrocio con un Doberman e un probabilmente pastore tedesco, un concentrato di non lo so, di iperattività, di tutto, è un concentrato di tutto, non sta fermo un secondo. E lei aveva un problema opposto con le persone, alla grande proprio, non c'è pericolo, espansiva a lei, ma non fargli vedere un cane perché gli salta addosso. Non sapendo quale dei due scegliere, perché comunque noi andiamo tanto in giro e ovviamente comunque andiamo, praticamente ci portiamo dietro i cani, per cui sia per uno sia per l'altro il problema c'era. Siccome ho una, lavorando in sala da tè, ho conosciuto una ragazza, un'educatrice cinofila, che ormai è anche un'amica nostra, ho chiesto consiglio a lei. Lei mi ha detto, guarda, per come siete voi, per come siete fatti, per come vi conosco, so che andate tanto in giro, conoscete, diciamo, conoscete tanta gente, vedete tanta gente, avete tanti parenti, andate tanto anche a spasso e così, non vi conviene prendere un cane come Tequila, perché quello ti tocca lasciarlo a casa, perché non fa, se
sono andata da qualche parte, dopo vi racconto l'aneddoto, per me sono arrivata. Potete portarvi via tequila, portarvi dietro tequila, perché vi impedirebbe di andare ovunque, ha paura di tutto. Dovete lasciarla a casa per forza. Se andate, io sto parcheggiando bene, che c'è tutto il parcheggio vuoto, la lascio qua e suono il campanello. Ok, vi lascio qua un attimo e dopo faccio un altro video con la seconda parte. Se vi interessa sapere come continua la storia, mettete un like a questo video, condividete e ci vediamo al prossimo video, che è il continuo di questa smacchinata, di questo viaggio. Ciao!